di Focus. Amici della scienza, buona. Ma come mai inizia lei la puntata? È perché il dottor Alberici... No. Allora, cos'è successo? Allora, non so se ho capito bene. Io ho capito che è con una quarantenne. No. No? Forse quarantrenna. Quarantrenna, cioè una renna di 40 anni. Una quarantrenna. Però, secondo insomma, me sta festeggiando il Capodanno in qualche località, può essere, esotica. Sì, può, si può andare, quindi. Certo, però no, diciamo perché... che non è qui con noi oggi e probabilmente non ci sarà neanche la prossima settimana. Ma per cui io facevo... A me un po' dispiace. Le... Certo, sì. Però qui, scusi, ma perché il nostro Stefano Rossini ha davanti dell'alcol che è vietato? Ma perché stiamo scavallando l'anno. Ah. Cosa vuol dire che è vietato? Da chi? Dove non siamo? Si in Bahrain? Può scuola, che non ti puoi... Non puoi indossare neanche i pantaloncini troppo corti. Ho capito, ma è la fine dell'anno. Oggi, per chi ci ascolta, è sia il 31 dicembre che il 1 gennaio. Siamo proprio... Ma io volevo la Sprite. Siamo arrivati in zona, c'è una nuova zona con il nuovo provvedimento, che sì, è la zona alcol. Ok. Comunque, mi avete interrotto, io stavo salutando i nostri amici da casa che buon ci seguono. 2022. Magari ci ascoltano magari che il 31 ascoltano. Buon fine 2021. Ecco. Ben ritrovati a Mezzogiorno di Focus, il programma. O mezzanotte. Dedicato alla scienza, che va in onda tutti i sabati e le domeniche, e quindi questa settimana il 31 dicembre e il 1 gennaio. È il programma delle feste. Sì. E come passare le feste in modo migliore se non con delle pillole di scienza? Pillole di scienza. Mi piacciono le pillole, preferite le supposte di scienza. No, pillole, va bene. No, ho sbagliato, no, perché siamo sempre nel primo, perché il 31 è di venerdì. Quindi sabato è l'1, domenica è il 2. Ah, ok. In questi giorni che stiamo qui. Ne è certo? Abbastanza. Un attimo che controllo sul cellulare. Ma insomma, intanto io parlo di scienza. Sì. Mentre voi state a fare... È così? L'1 è sabato. Esatto. Quindi buon 2022, amici! A tutti! Che bassa lega, veramente. Siete veramente... Questo è il vostro professionismo? Sì. Sì. Bene. Siamo a questi livelli. Quali sono i più strani gadget per cani e gatti? Beh, gli ossi di gomma... Magari i collari luminosi, sì. Vi porto nel futuro, nel ma 2022 molto presente. Sì, ad esempio la startup Pet Cube. Conosce? Sì, saluta sì, i suoi servigi, sì. Animali quadrati. Ha ideato una serie di dispositivi in stile Alexa, sì, che aiutano a monitorare il nostro amico a quattro zampe rimasto a casa. Collegandosi con lo smartphone si può osservarlo e persino interagire con lui, facendogli sentire la voce a distanza. Ma che bello! Cioè, scusate, cioè non è il cane che interagisce con Alexa, tipo wuh, 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 no. Alexa, wuh. No. Così, no. La lingua artificiale. I gatti si leccano tra loro, sì, per pulirsi e dimostrare affetto. Ma partecipare a tale rituale non è il massimo, non usare Leaky Brush. Leaky Brush, una spazzola disegnata apposta per essere tenuta in bocca dal padrone, oddio, imitando mio, il gesto compiuto dai gatti e dando loro la sensazione di essere leccati da un simile. Ma perché? Ma perché? La lettiera intelligente. Aiuto, mi stanno facendo la cacca addosso, così dice. Pulire la lettiera del gatto non è brutto, certo piacevole, no. A meno di non essere dotati di Litter Robot. Litter Robot. Qui vedo... Che si avvale di un sistema di pulizia automatizzato. Dell'esperienza, sì. Dopo legali, che Micio ha espletato i suoi bisogni, la lettiera automatica, simile a una cuccia, ruota lentamente, svuotando i residui in una cassetta dei rifiuti incorporata. Col gatto dentro. Ma quando le condizioni atmosferiche non permettono di portarlo in giro, come fare per mantenerlo in forma? Ma quel qui ci stava. Ci stava, devo ammettere che ci stava, perché c'era un po' di tensione. Quando... Sì. Con un apposito tapirulan, quasi identico a quello riservato agli umani. Ma dai! Anche in questo caso i prezzi però variano secondo la marca. Certo. E poi che ne dite di rilassarsi su un bel letto rinfrescante? Oh. Bello! Il caldo, soprattutto d'estate, può essere fastidioso per i cani in modo particolare. Sì. Ma donare loro un po' di ristoro non è difficile. Basta acquistare un materasso rinfrescante. Ne esistono di varie fogge e di tutti i prezzi. Molti di questi sono semplici ed economici tappetini imbottiti con gel rinfrescante che agisce disperdendo il calore dell'animale. Ma pensa quindi un per po'. Noi teniamo il materasso della nonna. Quello caldo. Direi. Per il cane o il gatto. Con le croste e poi, di sudore lavoro. In questi giorni di brindisi continui, perché non acquistare un Cat Bernet?
Non è vero. Questa mi dica che non è vera, professore. L'azienda americana Apollo Peak ha creato una Apollo Peak ha creato un'apposita linea di vino per cani e gatti. Niente paura, non si tratta di bevande alcoliche, ma di curiosi drink costituiti da estratti vegetali e acqua, il tutto confezionato in simpatiche bottigliette. Ma ok, Cat Bernet. Io non ci trovo niente di simpatico. Il cane Bau Bernet. Dog Bernet. Ah no, il Baurolo. Ci stavo pensando, non mi veniva. E poi c'è un economico gadget dalla forma simile a quella di una pistola, col quale lanciare biscotti e croccantini al nostro cane o gatto. Ma dai! Basterà inserire gli snack all'interno del caricatore, caricare la molla e premere il grilletto, facendo divertire così il nostro amico a quattro zampe. Quanti momenti di gioia e divertimento! Ah, che bello! Secondo me nessuno bello, lo usa per tirarlo direttamente al gatto, no? Ai no, vicini. No, no, no. Lei ha qualcosa coi gatti? Però. Io? No, io i gatti. Che strano. Li amo. Davvero? Sì. Senti che musichetta. Anche. Sì. E adesso, prima della pausa, di vedere anche cosa ci ha donato Max Alberici in uno dei suoi ultimi gesti del vecchio anno. Prima di andarsene ci ha lasciato qualcosa. Ci ha lasciato qualcosa. Scusate, avevo così. Ha fatto bene. Ha fatto Dobbiamo già fermarci, no, vuole dire? No. Era un... Ciao. Esistono allevatori di blatte? Sì. Mio Dio. Se c'è una domanda. Ma dobbiamo cominciare l'anno nuovo così? Sì. Sì. Perché le blatte in alcuni paesi asiatici hanno molti impieghi. Tipo? Esistono scarafaggi. Blatterano. Esistono l'umorismo del 2022 simile a quello del 2021. Forse anche peggio. Esistono scarafaggi da pasto per la medicina. Sì. E persino addetti allo smaltimento dei rifiuti. Vedi un po'. C'è infatti chi li studia per inserirli nel ciclo di eliminazione della spazzatura. Uh-huh. Il più grande allevamento del mondo si trova in Cina, nella città di... Blatter! Non, Blatter era della FIFA. Non lo so. Xichang. Come lo riporta tra l'altro il South China Morning Post, sì, all'abbonamento. Sì. In quel paese le blatte vengono usate come mangime per gli animali, ma anche cibo per gli umani. Buone, e dai. Vengono vendute come snack fritto nei mercatini di Pechino. Blatta flitta? E secondo la medicina tradizionale cinese hanno pure proprietà curative, ad esempio tritate con l'aglio per la cura della gastrite. Ma vedi un po'. E alcuni li usano anche come animali da compagnia. Le blatte. Le blatte, sì, perché quelle grosse sono grosse come i gatti. Scarafaggi da compagnia, centinaia di specie di ogni colore e dimensione, oggetto di un vivace scambio sul web. Sì. Bello. Che bello. E adesso il nostro, direi anche un... un po' di tristezza nel dirlo, Max Alberici, sì. Che ci ha donato. Scusi, professore, non è di non partito, è cioè, no. Con una quarantenne mi ha detto. Non è con noi queste due settimane, poi tornerà. E cosa ci hai lasciato? Cosa ci ha lasciato? Ah, io non ne ho la più pallida idea. Allora ci ascoltiamo il suo dono. Sì. Ah, oh, come... Bah, questo sì, giusto. È da trenino di Capodanno. Come dance... A, E, I, O, U, Y. A, E, I,
Dai, divertitevi, su! Ma, mi potete dire il titolo della canzone? Disco Samba! Io avrei detto IOY. The Human Sound. Ma dove va? IO Omicron adesso va. No, no, no. E-I Omicron U. Va bene, adesso. Cioè, grazie al direttore Max Alberici che ci ha donato questo grandi momenti di allegria. Di cantautorato. E questa atmosfera di festa non ci abbandona. Non ci abbandona. Abbiamo piccoli problemi con il testo, però è uguale. Giro partito. Scusi. Na, 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 na. Adesso andiamo a indagare un fenomeno che dal 1980 ad oggi mi faccio un attimo prendere da andiamo a indagare. È esploso dal 1980 ad oggi e che ci porta a chiederci e poi cercheremo anche di dare delle risposte, certo. Dove sono finiti gli uccelli in Europa? Il piccione anche è uno anche. Dei, è un uccello, sono scomparsi dal 1980 ad oggi tra 560 e 620 milioni di uccelli delle specie più comuni. Che cosa? Un uccello su sei non c'è più. Arca vacchina. Limiti un attimo, Ah, mi scusi, che siamo in classe, è sempre scuola. Scusate, sono stato preso talmente tanto da questa notizia. Lo ha rilevato uno studio del di Journal Axel of Ornithology of South America, rivista, la Bird Life International, Bird Life. Che ha analizzato i dati di 378 delle 445 specie native dei paesi europei. Sì, certo. Sapevate che erano così tante? Sì. In 40 anni sono diventati sempre meno numerosi. Ok. Il passero domestico. Sì. Il piccione. 247 milioni di esemplari in meno. No. La ballerina gialla, 97 milioni in meno. The yellow dancers. Gli storni, 75 milioni. E le allodole, 68 milioni. Povere allodole. Mamma mia! Purtroppo le specie più colpite sono quelle legate all'agricoltura, perché le coltivazioni intensive distruggono gli habitat e i pesticidi che uccidono gli insetti sono tra i principali killer. Comunque non tutti sono scomparsi. No. Alcuni hanno detto storno subito, E invece poi però. Vediamo se ricordate, li ho appena menzionati, anche per capire se hanno nuove capacità intellettive, quali sono quindi le specie a maggiore rischio. Il numero uno è la ballerina gialla. No, quella è la numero due. Era numero due. La numero uno. Non mi cascate sul numero uno. No. È il passero comune domestico. Beh, domestico. Poi la ballerina gialla e poi storno e allodole. Esatto, bravi. Che bravi, le ho dette tutte io, lui non ha detto niente. Bravo Munaretto. Grazie prof, io finivo le lettere: orno, odola. È giusto. Comune. Guardi, vorrei finire io delle parole con lei, ma non posso perché il radio non si può. Adesso facciamo un esperimento. Ma non dovevamo dare delle risposte anche? Cioè, perché scompaiono l'esperimento dà risposte? No, l'esperimento parla di un altro grosso problema dei nostri tempi. Quindi questo lo chiudiamo. Lo chiudiamo, abbiamo detto le motivazioni per quale accade questo fenomeno. Ma cosa possiamo fare? Meno pesticidi, meno coltivazioni intensive. Va bene. Siamo... Non si alteri, professore. No, non mi altero. Parliamo di un fenomeno causato molto, molto spesso dall'uso massiccio di tecnologie. Io proviamo a fare questo esperimento nell'anno nuovo. Io inizio il titolo dell'articolo, tra l'altro del nuovo numero di gennaio di Focus. Certo, siamo e voi a gennaio. Lo completate. Sì. E poi noi andremo a indagare. Non lo scrivevano a dicembre. Sì. No, è gennaio. Ci si sta accorciando. La vista. La vita. Lei ha detto la vita. Io ho detto la vista perché vedo bene invece. Ah, visto nel titolo. Sì. Esatto, adesso andiamo a indagare i motivi. Pensate che l'International Consortium of Refractive Error and Myopia. Sì. Miopia. Sì, si pronuncia in italiano anche miopia. In inglese. Miopia. Nel 2018 ha pubblicato il più esteso studio sui fattori genetici che ci rendono miopi, identificandone ben 161. Pensi. Molti di questi geni sono risultati connessi all'elaborazione dei segnali luminosi. Lei ha gli occhiali comunque, sì, lo sa. Sì. Certo che lo so. No, per dire. Ma in pratica un'esposizione insufficiente alla luce solare è un fattore scatenante per l'allungamento del bulbo oculare.
e quindi lo sviluppo della miopia. Com'è il suo bulbo? No, io non sono miope, sono astigmatico. Quindi non è allungato? No, delle sue dimensioni normali. E la pandemia non è stata d'aiuto in questo, perché certo, fra lockdown e didattica a distanza, soprattutto i giovanissimi, lei non rientra più nella categoria, siamo stati per mesi con lo sguardo intrappolato fra le mura di casa. Però la tecnologia fa passi da gigante. Certo. Ad esempio, c'è un collirio a sorpresa. Cioè, che non sai a sorpresa, non sai cosa non ti sai cosa dopo. Esatto. All'interno c'è l'atropina, che è contenuta nel collirio usato da tutti gli oculisti per allargare la pupilla. Mm-hmm. Una goccia alla sera di un preparato simile a bassa concentrazione potrebbe essere la cura per molti bambini con miopia. Ma vedi un po'. Esatto. Benissimo, ci resta ancora del tempo. Guarda, l'ultima potremmo fare. L'ultima notizia. Perché poi c'è la ricreazione. La prima dell'anno. Le persone belle sono avvantaggiate sul lavoro? Io non mi sento avvantaggiato sul lavoro, pur essendo bellissimo, quindi direi di no. Ma lasciamolo dire a chi ci segue. Scrivete al 337-511-336. Secondo voi Stefano Rossini è bellissimo? Ma secondo me... non lo so, io. Cioè, e soprattutto, in quanto bellissimo, è avvantaggiato sul lavoro? Non lo so. Vari studi hanno dimostrato che chi è attraente è considerato anche più intelligente, onesto, felice, affidabile. E per questo è più facile che ottenga un lavoro, faccia carriera o sfondi in politica. O sfondi e basta. La cosa poi non... La premessa ha un fondamento evolutivo, perché la bellezza è indicatore di un buono sviluppo. Il sociologo Min... Il sociologo Min Hwan Tzu, dell'università di Pechino, Buffalo, negli Stati Uniti. È tipico nome di Buffalo questo. Ha ora approfondito la questione, trovando anche un rimedio per i diversamente belli. Diciamolo a Munaretto. Come spiegato già su Personal Psychology, ha organizzato 300 finti colloqui di lavoro con persone il cui aspetto era stato valutato prima dell'esperimento, confermando che in effetti i belli venivano in media giudicati meglio degli altri. Ma la ragione non risiede nell'attrazione che esercitano, quanto nel sembrare più sicuri di sé, più capaci di mandare messaggi non verbali con gesti o sguardi. Abilità certo derivate dall'essere sempre ammirati e al centro dell'attenzione. Mamma mia, che spocchia. Per verificare se i non belli possono... Lo fa in canottiera anche il 5 gennaio. Però la canottiera macchiata di sugo. Per verificare se i non belli possano imitarli e ridurre lo svantaggio, in un secondo esperimento è stato suggerito ai meno attraenti di assumere una postura che esprima fiducia in se stessi, tipo tenere le mani sui fianchi e il mento in su. La cosa ha funzionato. Sì, non è proprio così. No, ci sono scene brutte, vabbè, però. Stavolta i giudizi tra belli e brutti si sono divaricati meno. Si divarica? Io non mi divarico, no. Vabbè. Però al prossimo colloquio di lavoro mi presenterò così. Che bello! E ci salutiamo con la sigla o abbiamo altro? No, ci salutiamo con la sigla. Davvero? Se Rossini vuole chiudere con una cosa. Io direi, chiudiamo con un bel pensiero per l'anno che si va ad aprire. E poi festeggeremo anche noi, insomma. Amici, un pensiero serio, che questo 2022... Mezzogiorno di Focus. Dai, non ti arrabbiare, non ti imbaffaloire. Ok, poi stop.